Oggi, mercoledì delle ceneri, iniziamo il tempo di Quaresima. Noi veramente lo abbiamo già fatto ieri con un giorno di anticipo. E in questo tempo di Quaresima, almeno per la sua gran parte, ci faremo accompagnare da alcuni testimoni che hanno saputo vivere le loro quaresime. Perché vedete, la vita è certamente una Pasqua, ma la Pasqua è sempre preceduta, preparata dalle quaresime. E allora avevo pensato tante cose mentre così preparavo questi incontri. Poi ho deciso così all'improvviso di far parlare chi ha saputo vivere la propria quaresima e si è poi preparato. E dopo questa quaresima e dopo la passione è risorto. E ieri ho citato questo luogo come un luogo ideale. Resteremo qui diverso tempo, perché qui è uno di quei posti dove Padre Pio per circa due anni ha vissuto la sua quaresima. Qui lui ha vissuto il tempo della segregazione, il tempo in cui gli è stato vietato di poter celebrare pubblicamente, di poter confessare pubblicamente e di poter scrivere ai figli spirituali e al suo padre spirituale. Un tormento, una passione unica. Il primo testimone di cui vorrei dire qualcosa è George Pell, il cardinale George Pell. Cardinale nominato da Giovanni Paolo II e poi chiamato a Roma. Questo sacerdote e vescovo australiano, poi chiamato a Roma da Papa Francesco. Che cosa è successo? Tutti ricorderanno che il cardinale Pell fu incriminato e accusato di pedofilia. E lui stesso, quando ha saputo di queste accuse, è tornato volontariamente in Australia per sottoporsi alla giustizia di quello Stato, per sottoporsi alla Corte dei Magistrati di Melbourne. E lì, in un primo tempo, è stato condannato ed è stato rinchiuso nel carcere della città di Melbourne, se non vado errato, dove è stato rinchiuso per circa due anni. Il 7 aprile del 2020 l'alta corte australiana ribalta tutte le condanne, cioè lo assolve in maniera unanime. I giudici erano sette e sette giudici lo hanno assolto da tutte le accuse e il cardinale Pell fu scarcerato. Allora parlare della quaresima del cardinale Pell è importante, perché così come è importante non nascondere, essere trasparenti con coloro, con gli uomini di chiesa che si rendono e si macchiano di atroci delitti come può essere la pedofilia, così dobbiamo essere trasparenti quando uomini di chiesa vengono accusati e imprigionati ingiustamente, vengono condannati ingiustamente e poi liberati. Ci faremo accompagnare appunto dal diario di prigionia che il cardinale George Pell ha scritto proprio durante tutta la sua prigionia. Vi attendo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.